Noi ridiamo, ma capita davvero tante volte che la gente ci scriva, non solo a me, ma anche Giulia, se non ci vedono magari insieme per qualche giorno, qualche settimana. Ma tu e Paolo avete litigato? Ma tu e Giulia avete litigato che non viviamo più insieme? No, no, anche se non ci vedete insieme non significa che abbiamo litigato o che non ci vediamo, semplicemente magari a volte non ci facciamo le foto insieme, a volte non ci vediamo, ci sentiamo mille volte, ma non è che lo facciamo vedere sempre su Instagram, e non abbiamo mai litigato in 8-9 anni che, che siamo amiche. Quindi non credo succederà, ecco, no, non credo. Poi mai dire mai, perché mai dire mai. Però avevamo proprio bisogno di stare un po' di tempo insieme io e lei. Inizialmente avevamo pensato di partire con Enea e anche con Ricky, così. Poi alla fine non siamo riuscite, ma è stato bello ritagliarsi del tempo sole io e lei per parlare tanto. Io, grazie a lei, ho scoperto per la prima volta in 37 anni che parlo nel sonno. Infatti stanotte non riuscivo a dormire, io ciao già nel mondo dei sogni. Ieri sera era mezzanotte e mezza, quasi luna, io con la copertina sul divano, lei che mi raccontava le sue storie, io facevo veramente fatica a tenere gli occhi aperti, avevo un sonno, lei alle 3 del mattino che commentava e faceva, io nel mondo dei sogni, e mi ha detto, mi fa, parlavi del sonno, parlavi, non si è capito per fortuna cosa hai detto, però parlavi nel sonno. La prima volta che me lo dicono, ho chiamato subito Ricky stamattina e ho detto, ma tu ti sei ancora accorto che io parlo del sonno? Mi fa, sì, è successo forse anni fa qualche volta, non me lo dici. Ma poi mi fa, non l'hai più fatto. Ebbene, ebbene sì. Io poi purtroppo sono dovuta rientrare prima su Milano per pranzo, per una presentazione che avevo. Tra l'altro poi vi faccio vedere anche il look, che ho registrato, un bel get ready with me del look di oggi, che era molto figo, con Giulia che mi aiutava. Non avevo ancora pensato a una musichetta da mettere sotto, però mi sa che a sto giro non c'è bisogno di mettere una musichetta, e poi capirete perché. Poi tornata a Bergamo, cambiata al volo, sono andata a recuperare Sofia la videomaker in stazione e sono andata in giro per Bergamo a registrare un video che vedrete la prossima settimana, e adesso ho finito, vado a prendere Enea e niente, ci sentiamo più tardi. Bene così? Così? No, più a destra. Così. Ok. Bellissima, hai ragione, la luce è stupenda. Brava, brava! Gratta di sedere! Ma chi stanno che non sono anche questi? Ciubecca? No, ciubecca! La pappa! Pappa! È che non so che musica userò, niente. Non sarà questa la musica? No. Make me happy. No, okay. Mamma, che c'è, sento le foto. Chi è che mi chiama? Pronto? Bello, sta benissimo con la camicia oltretutto. No, no, sta bene. Ecco gli stivali. Pam pam. Ma vai, fai un po' indietro così si vede. Aspetta, no? Se non me lo dici. C'è un croccantino di quei qua per terra? Può essere. Ma no, non lo lascerebbe mai un croccantino lei. Cosa c'è? I got your feet forever, whenever. Say, calm down. E quella che fa, what can make you move? Chihuahua. Secondo me si sfonda questo. No, Paola. Ah. Io ho pure dato la mia carta per la stanza. Quindi, cioè, avessi dato la tua, sfondalo. No, così no. Ah, c'è anche guai per fortuna. Tu che perché questa sia una cosa che tu sapessi fare benissimo da sola. No. Sono stravolta da questo sforzo. Com'è? Brutta? No, sì, proprio, guarda, è proprio quello che mi è venuto in mente. Brutta, stavo per dire. Questo fuori dentro? No. La tua faccia, tipo, sei al pelo. Sei al pelo. Bella.